Benvenuti a tutti per questa premiazione. È il momento, diciamo, clou di questo concorso, concorso particolarmente importante e, diciamo, vedo, diciamo, i diversi partecipanti e i diversi revisori che sono stati l'anima, diciamo, di questo concorso, proprio perché è stato un lavoro importante, queste tesi, diciamo, vanno valutate e, diciamo, ci fa piacere quando queste iniziative sono apprezzate e quindi siamo qui per questa premiazione. È stata definita nel bando una commissione che ho avuto l'onore di presiedere. Fatta dal presidente IPP, dal vicepresidente IPP e dal presidente di giornate fitopatologiche, quindi colgo l'occasione per ringraziare il professor Germinare e il professor Brunelli per il contributo dato a questa commissione, ma noi tre abbiamo solo cercato di accostare alle tematiche un possibile revisore. Con un minimo di esperienza abbiamo cercato di attribuire dei revisori competenti per le diverse tesi, proprio perché potessero avere la possibilità, diciamo, di valutarle al meglio. La dottoressa Toffolatti ha svolto una funzione preziosissima, diciamo, di segreteria e in pratica ha contattato tutti i, diciamo, revisori proprio perché i potenziali revisori cercando di avere il loro consenso e ringraziamo tutti coloro i quali l'hanno dato e ringraziamo anche quei pochissimi che, giustamente presi in questo momento da tanti impegni, non hanno potuto fare un lavoro, diciamo, in tempi brevi e quindi, diciamo, hanno declinato l'invito. Sappino che li richiameremo magari nelle prossime occasioni. Quindi veramente grazie a tutti e grazie anche ai partecipanti. Sono stati 16 partecipanti da 11 università diverse, quindi veramente, diciamo, un grande lavoro. 39 revisori, non solo revisori accademici, ma anche revisori, diciamo, dal mondo della ricerca, dal mondo dell'industria, proprio perché c'erano aspetti diversi toccati in queste tesi, e abbiamo cercato di attribuire, diciamo, ad ogni revisore la giusta tesi, senza sovraccaricare tanto i revisori. Si tratta di tesi di dottorato, bisogna, diciamo, rivedersele, quindi è un lavoro. Qualcuno ha detto: no, guarda, è troppo grande, no, non me la sento, è un impegno. Troppo importante per me, quindi però abbiamo avuto almeno tre revisori per ogni tesi, quindi 39 revisori coinvolti, qualcuno ne ha avuto più di uno e qui veramente doppio ringraziamento. Ci sono stati due vincitori ai quali attribuiamo un premio di 1000 euro, oltre all'iscrizione gratuita per un anno all'IPP. E quattro, diciamo, dal terzo al sesto classificato che avranno l'iscrizione gratuita ad IPP per un anno. Ma vediamo un attimo di quali tesi parliamo, da quali università, diciamo, sono state proposte, qual è il titolo della tesi e quali sono, diciamo, i relatori. Quindi abbiamo veramente un'ampia variabilità di temi, di provenienze, di università e di relatori, quindi veramente c'è stato un grande sforzo da parte di coloro i quali hanno contribuito a vario titolo, quindi veramente un grazie ai 16 partecipanti. E qui abbiamo l'elenco, qui l'elenco continua, erano 10 nella prima slide e 6 in questa seconda slide, quindi veramente una grande biodiversità di temi, di argomenti, e quindi sicuramente non è stato facile. Anche il lavoro, diciamo, dei revisori stessi, i quali hanno dovuto valutare secondo diversi aspetti, ben declinati all'interno del bando, le diverse tesi. E quindi qui c'è l'elenco veramente di tutti i revisori.
siamo andati un pochino più lunghi rispetto, proprio perché valutare una tesi di dottorato è più facile rispetto al valutare una tesi di laurea magistrale come abbiamo fatto per il premio Vercesi che c'è stato l'anno scorso e magari ci sarà anche l'anno prossimo, magari potenziato rispetto a quello dell'anno scorso. Qui c'è appunto l'elenco di tutti i revisori, veramente un grande grazie ai revisori. Senza i revisori non avremmo avuto la valutazione delle tesi e quindi non avremmo potuto premiare i vincitori o tutti coloro i quali si sono ben collocati all'interno di questa graduatoria. E quindi la commissione poi non ha fatto altro che prendere atto della valutazione dei revisori. E quindi abbiamo settimi classificati a pari merito: Valeria Bertoldi, Antonella Calzone, Alessio Cappelli, Aysen Cocici, Francesca Negrini, Nebojsa Nikolic, Renato Ricciardi, Francesco Savian, Giorgio Sperandio e Vincenzo Tragni. Quindi veramente un applauso a tutti i settimi classificati per il bel lavoro svolto, quindi siete stati, diciamo, veramente bravi e complimenti per, diciamo, quanto avete fatto e per la partecipazione al concorso. Dopodiché andiamo a vedere, anche per questi sette, se volete aderire ad IPP lo potete fare, diciamo, tranquillamente, siete più che benvenuti. Dopodiché andiamo ai classificati dal sesto al terzo, a cominciare dal sesto classificato che è Giorgia Fedele, e quindi un applauso, diciamo, a Giorgia Fedele, non so se in video si vuole affacciare. Quinta classificata Isabel Vicente, quarto classificato Davide Scaccini, terza classificata Marwa Momni. Quindi veramente un bravo a questi, diciamo, dottori di ricerca, i quali hanno lavorato su una serie di argomenti e queste ricerche sono state particolarmente apprezzate. Questi, diciamo, dottori di ricerca avranno diritto quindi alla quota IPP gratuita per un anno. E passiamo quindi ai primi due. Secondo classificato, seconda classificata Letizia Mondani, e un applauso a Letizia che tra poco, diciamo, presenterà la propria relazione. E primo classificato Abdelhamed Moussa, che anche gli presenterà la propria relazione. Quindi i complimenti da parte di tutta la commissione giudicatrice e da parte di tutta IPP a voi tutti per questa, diciamo, bella prova e sapete che c'è ancora la possibilità di partecipare ad un altro bando, che è quello del premio IPP, la protezione delle piante in un minuto. Anche qui, diciamo, potete partecipare al meglio e cercare di mettervi in gioco proprio perché è un momento nel quale potete mettere a frutto la vostra fantasia. E la segreteria del premio, sempre la dottoressa, l'efficientissima dottoressa Toffolatti, che non faremo, non ringrazieremo mai a sufficienza, è pronta magari per accogliere i vostri video. Tutti questi video saranno caricati sui canali social, quindi in ordine di arrivo, i primi che li invieranno resteranno per più tempo sui canali social, proprio come è scritto all'interno del bando, avranno più tempo per essere votati. Dopodiché, in base ai likes, in base ad una commissione, potremo, diciamo, stabilire, diciamo, la graduatoria finale. Quindi grazie ancora. Grazie a tutti e a questo punto diamo la parola ai vincitori, a cominciare dalla seconda classificata, che vedo già pronta, quindi Letizia Mondani, puoi condividere il tuo schermo e presentarci il tuo lavoro di tesi. Buongiorno intanto, se mi sentite. Sì, ti sentiamo forte e chiaro.
Ok. Vediamo se parte. Ok, vedete, Certo. tutto lo schermo? Sì, prego. Ok, perfetto. Dunque, il mio lavoro di tesi era intitolato Garlic Dry Rot, a Comprehensive Study from Field to Fork on Causal Agents and Disease Management. All'inizio del lavoro, in realtà le notizie su questa malattia erano scarse. Diciamo che in letteratura si ritrovava riportata come specie. Come agente causale di questa malattia, principalmente in post-raccolta, Fusarium proliferatum e poi altre specie di Fusarium. I sintomi erano rilevati principalmente come marciume secco oppure come marciume acido sui bulbi se il prodotto non era stato asciugato completamente. Scusate il mio collega in ufficio. E quindi poi aveva piuttosto rilevanza, soprattutto nelle produzioni italiane, dove circa il 30% dei bulbi erano stati colpiti nel 2011 da questo tipo di marciume durante il post-raccolta. Il mio progetto di tesi era inserito all'interno di un PSR che aveva diversi obiettivi. Primo di tutti, quello di identificare le specie fungine associate al marciume secco dell'aglio nei diversi stadi di crescita della coltura, ma anche durante il post-raccolta, di verificare la presenza di fumonisine nei campioni sintomatici e asintomatici, investigare il ruolo dei parametri climatici sull'incidenza delle diverse specie fungine, cercare di sviluppare e migliorare le pratiche colturali per appunto controllare l'insorgenza del marciume secco. Durante il post-raccolta e fornire delle linee guida utili per gli agricoltori. E infine anche quello di provare in vitro alcuni prodotti chimici e biologici che avessero un effetto contro Fusarium proliferatum o le altre specie di Fusarium che avremmo isolato durante il progetto. Appunto, abbiamo seguito un approccio dal campo alla tavola, sia per l'identificazione delle specie agenti causali del marciume, quindi andando a campionare in tre fasi fenologiche e alla semina il terreno, e poi durante il post-raccolta prendono in considerazione due tempi di stoccaggio, circa dopo 3 mesi e poi dopo 6 mesi per valutare appunto un stoccaggio di lungo periodo. Per quanto riguarda invece lo sviluppo di tecniche per contenere il marciume secco, siamo andati prima a svolgere delle prove in vitro e delle prove in vaso e poi successivamente una prova in campo, anche qui valutando la gravità dei sintomi visibili, isolando i funghi e misurando anche tenendo come parametro la water activity. Parlando del campo, i risultati che maggiormente ci hanno dato soddisfazione sono stati quelli di essere riusciti a identificare il punto di dove erano maggiormente visibili i sintomi in campo, essendo che la malattia fino ad ora era stata segnalata principalmente nel post-raccolta, ma poche notizie avevamo sul suo sviluppo durante la stagione colturale, anche se ritenevamo che la stagione colturale fosse molto importante. Quindi abbiamo innanzitutto appunto rilevato che i sintomi visibili si identificavano principalmente nella zona della corona dove appunto si differenziano le radici a partire dai primi stadi della coltura, che la gravità dei sintomi aumentava con l'andare in là della stagione colturale e una differente incidenza delle specie Fusarium oxysporum e Fusarium proliferatum a seconda degli anni presi in considerazione. Il primo anno ha prevalso Fusarium oxysporum, mentre negli altri due Fusarium proliferatum era stato maggiormente isolato appunto dalla zona della corona e da dove si differenziano le radici. Inoltre, applicando una correlazione di Pearson, abbiamo trovato che le due specie erano inversamente proporzionali tra di loro, l'incidenza delle due specie era inversamente proporzionale tra di loro, quindi
la presenza di una tendeva a escludere l'altra, e anche che fusare un proliferatum si correlava positivamente con la presenza di piogge, mentre fusare un Muxisporum era stato isolato maggiormente nell'anno in cui il clima era stato più secco. Passando poi invece al post raccolta, abbiamo notato che il sistema pianta-fungo si divideva un po' in due parti: la parte che è basale, appunto della corona, dove non era più possibile distinguere facilmente una differenza in termini significativi di gravità dei sintomi sulle radici e sulle corone, perché poi le radici durante il post raccolta vanno incontro a senescenza. E invece un dato interessante è stato quello di osservare come l'incidenza di Fusarium Muxisporum dalla raccolta ad andare al periodo di stoccaggio all'interno delle celle a meno 4 gradi subiva un aumento di incidenza, passando circa dal 25 al 40%, mentre l'incidenza di Fusarium Proliferatum rimaneva costante. Quindi ci siamo spinti ad associare appunto maggiormente i sintomi visibili sulle radici a Fusarium Muxisporum rispetto che a Fusarium Proliferatum. Fusarium Proliferatum però rimane sempre presente. Per quanto riguarda i bulbi, invece, andando poi a spicchiare le teste di aglio e a valutare l'incidenza dei i sintomi visibili sugli spicchi durante il post-raccolta, si è visto come si è osservata una correlazione positiva tra l'incidenza di Fusarium proliferatum e i sintomi visibili. Infatti, è stato anche possibile rilevare come dagli spicchi sintomatici era più facile isolare e fusare un proliferatum rispetto agli spicchi asintomatici. È comunque da rilevare il fatto che anche negli spicchi, in circa il più del 20% degli spicchi asintomatici, è stato possibile isolare e fusare un proliferatum. Questo è sicuramente un fattore da tenere in considerazione poi essendo che l'aglio viene seminato attraverso seme, cioè il seme dell'aglio sono gli spicchi, e quindi questo è un fattore importante. Mentre qua si osserva bene come l'incidenza di Fusarium Muxisporum negli spicchi non era statisticamente significativa tra gli spicchi asintomatici e quelli sintomatici. Per quanto riguarda invece i parametri di attività dell'acqua, abbiamo osservato come alla raccolta l'attività dell'acqua, essendo che la pianta comunque era appena stata cavata ed era una pianta viva, fosse molto alta, sopra intorno a 0,98, mentre dopodiché l'aglio segue un processo di essiccazione in campo prima di essere portato alla cooperativa. Questo faceva abbassare notevolmente il livello di attività dell'acqua sotto quella che noi consideriamo la soglia appunto per lo sviluppo ottimale di Fusarium proliferatum, quindi abbassandolo sotto 0,90. Una volta però che il prodotto veniva stoccato all'interno delle celle, l'umidità dell'acqua dei bulbi risaliva. Questo perché in cooperativa, per evitare gli eccessivi cali di peso, tendono a mantenere all'interno delle celle frigorifere un'umidità piuttosto elevata. Abbiamo suggerito agli agricoltori di cercare di abbassare appunto questa umidità per evitare un eccessivo aumento dell'attività dell'acqua all'interno dei bulbi, che non dà problemi finché il bulbo rimane all'interno della cella a meno 4 gradi, ma una volta poi uscito dalla cella il fungo comunque era presente e vitale all'interno degli spicchi. Proseguendo, vi illustro i risultati dell'attività della prova di campo. Naturalmente sono state fatte delle prove preliminari in vitro e in vaso, ma ho ritenuto per questioni di tempo più interessanti quelle della prova di campo. Cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato che i trattamenti con tebuconazolo erano in grado di ridurre, anche a distanza dopo lunghi periodi di stoccaggio, avevano ridotto la percentuale di sintomi visibili sugli spicchi all'interno dei bulbi, e si distaccavano significativamente dal controllo. Lo stesso con risultati equiparabili abbiamo ottenuto con i trattamenti di Bacillus subtilis e Trichoderma più Bacillus subtilis.
La stessa cosa è stata anche rilevata per quanto riguarda l'incidenza della specie Fusarium proliferatum. Abbiamo ottenuto una riduzione significativa dell'incidenza di Fusarium proliferatum all'interno degli spicchi, sia con i trattamenti con tebuconazolo che con Bacillus subtilis che con Tricoderma più Bacillus subtilis. I trattamenti in questo caso erano stati fatti alla concia, conciando il seme prima della semina. Dopodiché abbiamo seguito la coltura lungo tutto il ciclo colturale e durante il periodo di stoccaggio, prelevando i campioni a 2 mesi, 6 mesi, 10 mesi e poi mantenendo i campioni anche per 15 giorni fuori dalla cella frigorifera, di modo da simulare quello, che avviene nelle case dei consumatori normalmente, quindi mantenendoli a temperatura ambiente. Quello che abbiamo osservato però purtroppo è che una volta uscita dalla cella, il prodotto, dopo 10 mesi, appunto, l'incidenza di Fusarium proliferatum, mantenendo il prodotto a temperatura ambiente, aumentava passando circa dal 20% al 35%. Questo ci fa supporre che il trattamento di concia non è sufficiente per ridurre appunto l'incidenza di questo fungo, semplicemente però ci aiuta a mantenere il controllo durante la fase di coltivazione e durante lo stoccaggio in cella frigorifera. Traendo le conclusioni, abbiamo osservato che in campo Fusarium proliferatum era sicuramente la specie dominante che colonizzava i bulbi e creava i sintomi visibili sulle piante di aglio. Abbiamo osservato che, un risultato che non vi ho mostrato, che l'inoculo del suolo in realtà non era rilevante ai fini dello sviluppo della malattia, che era presente una correlazione inversa tra appunto l'incidenza della specie Fusarium proliferatum e l'incidenza di Fusarium oxysporum, e che Fusarium oxysporum, come detto prima, aumentava. Aveva una maggiore incidenza legata alle stagioni più secche, mentre Fusarium proliferatum si sviluppava maggiormente nelle stagioni più piovose. Per quanto riguarda il post-raccolta, invece, anche qui il genere maggiormente isolato è stato Fusarium e avevamo appunto questa co-occurrence tra Fusarium oxysporum e Fusarium proliferatum, con Fusarium oxysporum principalmente isolato dalla parte basale, mentre Fusarium proliferatum rimaneva costante negli isolamenti dalla corona della pianta. Per quanto riguarda invece gli spicchi, abbiamo osservato appunto che Fusarium proliferatum si correlava positivamente con l'indice di gravità dei sintomi visibili, confermando quanto era già riportato in letteratura. E però che è stato possibile isolarlo sia dagli spicchi asintomatici che da quelli sintomatici. Inoltre abbiamo osservato come la gravità dei sintomi aumenta lievemente all'aumentare del tempo di stoccaggio e come il valore di acqua libera aumenti quando l'aglio viene inserito all'interno delle celle di conservazione. Inoltre, per quanto riguarda le fumonisine, abbiamo rilevato valori che erano sempre inferiori ai limiti di legge dettati per il mais, quindi pensiamo che sia un problema che va mantenuto monitorato, ma che al momento non crea un pericolo per il consumatore. Per quanto riguarda invece la prova appunto in campo, abbiamo osservato come tebuconazolo, ma anche i fungicidi a base di agenti di biocontrollo, fossero in grado di ridurre i sintomi visibili sia in campo che durante tutto il periodo di post-raccolta, però non siamo ancora pienamente soddisfatti perché circa il 30% dei bulbi comunque presentavano dei sintomi e l'incidenza di Fusarium proliferatum dopo gli isolamenti era comunque del 16%. Anche qui abbiamo osservato lo stesso andamento dell'acqua libera, essendo che i bulbi erano stati trattati nello stesso modo con il quale la cooperativa normalmente tratta il prodotto che poi va al consumatore, quindi un aumento dell'acqua libera che può promuovere appunto la crescita dei funghi.
E inoltre appunto questo deficit di impatto dei prodotti testati, una volta che dopo 10 mesi di stoccaggio il prodotto veniva portato al di fuori della cella, simulando quello che avviene a casa dei consumatori. Quello che ci aspettiamo per il futuro, ed è anche già in corso un nuovo progetto, è che abbiamo osservato come sia fondamentale il ruolo del seme di aglio e quindi come fonte di inoculo. E quindi appunto questo va investigato meglio. Sicuramente bisogna ricercare meglio da un punto di vista epidemiologico quando l'infezione inizia e a partire dalla germinazione del seme, e quindi andare a valutare appunto le microlesioni che possono esserci quando l'aglio viene sgranato prima di andare alla semina. E inoltre bisogna appunto migliorare la selezione del seme, andando anche a prevedere magari trattamenti fisici per la sanitazione del seme, quali trattamenti col calore oppure con l'ozono. E infine si sta provando a sviluppare un film coating più persistente, dando preferenza agli agenti di biocontrollo che abbiamo visto essere efficaci. Ma appunto magari riuscendo a ricoprire meglio il seme, avere una maggiore persistenza e quindi una maggiore efficacia di questi trattamenti. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande sono a disposizione. Noi ringraziamo te proprio perché, diciamo, hai presentato questo lavoro, pur essendo stata avvisata, diciamo, non avendo avuto tantissimo tempo per presentarlo, però per prepararlo hai fatto veramente un'ottima presentazione e quindi mi congratulo con te. Saluto tutti coloro i quali, diciamo, ci stanno seguendo anche in diretta Facebook o che vedranno successivamente il video sul canale Facebook oppure su YouTube, sull'account YouTube. E a questo punto, ringraziandoti ancora, Letizia, e dando il benvenuto a tutti voi sei, diciamo, primi classificati nella grande famiglia di IPP e magari auspicando che anche gli altri si possano, diciamo, intraprendere questo percorso, do la parola al primo classificato, quindi Abdelhamed Moussa. Che se vuoi puoi condividere lo schermo. Funziona l'audio? Sì, funziona benissimo. Perfetto. Ok. Adesso come? Va bene. Ok. Quindi buon pomeriggio Potresti a fare tutti. un doppio clic in maniera tale che si riesca a vedere. E per il momento, diciamo, ci mette un attimo per comparire, quindi non è ancora comparsa la prima slide. Ah, ok. Forse è necessario un ultimo click. È il bello della diretta. Forse puoi togliere la condivisione e rimandarla, vedi te, perché dice hai avviato la condivisione dello schermo. Fai doppio clic per attivare la modalità schermo intero. Ok, quindi siamo qua. Ok, forse stacco lo schermo, altro schermo, così. E questa tesi è un esempio di integrazione tra competenze di natura entomologica e competenze di natura fitopatologica, proprio perché ci dà la possibilità di verificare diversi aspetti. E Ok. approfitto per ringraziare anche i relatori, diciamo, di queste tesi. Prego. Ok, un attimino, così per vedere anch'io lo schermo. Ok, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille per darmi la possibilità per presentare il mio lavoro di dottorato con il titolo Gestione integrato e sostenibile per il contenimento del legno nero delle vite.
Prima, l'inio nero è una malattia del complesso dei giallumi della vite che presenta questi sintomi, chi guarda il corteggiamento foliare, alterazione cromatica, desiccamento della grappola e maturazione irregolare dell'enio. Agente associato con la malattia dell'enio nero, il Candida Phytoplasma Solani, che viene trasmesso da Cicalina aereus obsoletus e Reptalus panzieri, che nutrono su Urtica daoica, Cristesia sabium e occasionalmente vaso alla vite. Per il contenimento del legno nero, si guarda l'impegno di malattia di propagazione sano, trattamento con biostimolanti, trattamento contro insetti vittori, induzione del fenomeno del risanamento con la capituzzatura, ma fino adesso non c'è una misura di controllo efficiente. Per questo abbiamo sviluppato la nostra tema di ricerca su due azioni, azione su vite e azione su insetti vettori. Cominciando con azione su vite, abbiamo fatto l'innesto con materiale risanato per vedere l'effetto sia preventivo e curativo. Per questo lavoro abbiamo fatto l'innesto con materiale risanato su sia pianta sintomatica o pianta asintomatica. In un vigneto che l'incidenza della malattia del legno nero aumentando tra gli anni da un percentuale del 29% in 2011 fino a 64% nel 2016. Come risultato per questo lavoro, dopo l'analisi molecolare e anche la valutazione dei sintomi in campo per 3 anni, abbiamo visto che c'è un effetto significativo nella vita innestata, sia sintomatica o asintomatica, su due livelli di sintomi o infezioni. Anche per l'induzione del fenomeno del risanamento si vede che le vite innestata sintomatica ha un percentuale di risanamento più alto e significativo da vite sintomatica non innestata. Come riassunto di questo lavoro, possiamo dire che l'uso della pratica dell'innesto con materiale risanato potrebbe avere un effetto curativo e indurre il fenomeno di risanamento nei vite malate. Questo lavoro è stato presentato nell'International Phytoplasmology Working Group in Valencia. Andando su azioni su insetti vettori, come Aedes obsoletus, abbiamo provato di usare il Vitix annus castus, una pianta trappola che si usa in Israele, una pianta preferita per Aedes obsoletus, il Aedes obsoletus non è in grado di trasmettere il Candida Phytoplasma Solani a Vitix. Per questo abbiamo provato di studiare l'interazione tra Vitix annus castus e Aedes obsoletus, il vettore principale, considerando la sopravvivenza, trattività o di posizione. Dopo tutto questo abbiamo fatto una prova di trasmissione in condizione controllata. Come risultato di questo lavoro abbiamo visto che adulti di Aedes obsoletus può completare il ciclo su Vitix, anche sopravvive per 3 a 4 giorni, non si può usare il Vitix annus castus come pianta trappola perché l'Aedes obsoletus è in grado a trasmettere il Candida Phytoplasma Solani a Vitix. Questo lavoro è stato pubblicato in Annals of Applied Biology. Andando sul controllo biologico dell'Aedes obsoletus come azione diretta su insetti vettori, abbiamo provato di usare diversi nematodi entomopatogeni, i funghi entomopatogeni. Dopo aver fatto lo screening per diversi ceppi estratti in laboratorio e fare la dosa letale media per tutti i ceppi, abbiamo trovato che la maggior parte dei nematodi entomopatogeni e funghi entomopatogeni hanno un'efficacia notevole come biocontrollo su ninfe o adulti, di Aedes obsoletus.
E questo lavoro è stato pubblicato su Biocontrol. Andando sulla epidemiologia per andare a capire bene un problema che abbiamo avuto nel vigneto in Franciacorta, che è l'incidenza della malattia del legno nero sta aumentando con quasi l'assenza del Ales obsoletus. Per questo abbiamo deciso di fare il monitoraggio per tutta l'entomofauna presente in campo, che alla fine è risultata di 2000 insetti da 48 specie. Dopo aver fatto l'analisi molecolare sia per le vite o insetti, abbiamo trovato che il ceppo ST5 del gene STAMB era il più prevalente sia in vite o insetti. Per questo abbiamo deciso di fare la prova di trasmissione. Per la prova di trasmissione abbiamo messo criteri da soddisfare prima di fare la prova. Primo, il ceppo prevalente in vite deve essere più prevalente in insetto. L'insetto deve avere un'abbondanza più del 25% e più del 10% degli insetti devono risultare infetti con Candida Citoplasma Solani. Alla fine abbiamo fatto 50 prove di trasmissione in ambiente controllato. Come riassunto di questo lavoro abbiamo identificato nuovi insetti vettori alternativi al Candida Citoplasma Solani, e tra questi insetti c'è il Phaenos pomarius che nutra su Xylema e trasmette i Candida Citoplasma Solani. E questo lavoro è stato pubblicato in Scientific Reports. Andando con la strategia di controllo biologico per capire l'effetto della presenza del fitoplasma, abbiamo l'obiettivo di questo lavoro prima di fare una descrizione della comunità batterica degli insetti che sono già noti nello scorso lavoro e per vedere la presenza di insetti antagonisti come i Wolbachia o antagonisti di fitoplasmi come Diela-like bacterium, anche per sapere l'effetto dei Candida Citoplasma Solani sugli indusembionti obbligati. Per fare questo lavoro abbiamo fatto l'analisi metagenomica della regione ipervariabile V4 del gene 16SRNA batterico su insetti infetti e non infetti con Candida Citoplasma Solani che abbiamo scoperto nel scorso lavoro. Andando direttamente sui risultati della comunità batterica e l'abbondanza, a destra si presenta la specie, si vede che la Sulcia era la specie più prevalente negli insetti non infetti, ma negli insetti infetti si vede che c'è una grande riduzione nella Sulcia, quello indusembionte primario negli insetti. Anche negli insetti non infetti, ancora sulla specie, c'è la Wolbachia presente in quasi tutti gli insetti, ma negli insetti infetti con Candida Citoplasma Solani c'è quasi un'eliminazione della Wolbachia. Non abbiamo trovato la DL-like bacterium nel nostro campioni. Come conclusione di questo lavoro, possiamo dire che l'indusembionte mutualistico Candida Sulcia era il più diffuso nella specie di insetti non infetti. Anche la fitoplasma è associata ad un importante cambiamento nella comunità batterica. La fitoplasma ha un effetto negativo sull'indusembionte primario Sulcia. La presenza di fitoplasmi ha portato a una significativa riduzione dell'antagonista dell'insetto Wolbachia. Questo lavoro è stato pubblicato in FAMS Microbiology Ecology. Come generale conclusione del lavoro, del dottorato, l'epidemiologia del legno nero è diventata più complessa dopo la scoperta di nuovi insetti vettori. Ma come strategia di controllo su vite possiamo dire che l'innesto con materiale risanato ha un effetto promettente come effetto preventivo e curativo.
come azione su insetti, non possiamo usare il Vitex Annus Castus perché l'Ialis obsoletus è in grado di trasmettere il candidosfito plasma solani. L'Ialis obsoletus è molto suscettibile a una ampia varietà di funghi e nematodi entomatogeni. La fitoplasma sembra svolgere un ruolo importante nella comunità microbica degli insetti vettori. Un conclusione generale per tutto, possiamo dire che l'approccio integrato che impone tutte la possibile tattica di controllo della malattia con particolare attenzione agli insetti vettori, alla gestione dell'habitat e alla scelta della selezione delle varietà tolleranti, dovrebbe essere presa con la massima considerazione. Questi sono i convegni e congressi che ho partecipato durante il dottorato, il pubblicazione che ho fatto parte da durante il dottorato, e grazie mille. Grazie mille a te e ai tuoi relatori, hai fatto veramente un ottimo lavoro. Invito tutti a rientrare con la camera se ci siete, se volete. Sono state due tesi veramente molto belle, quindi veramente vi complimento con i relatori per avervi, diciamo, fatto vincere questo premio, i diversi revisori, e ha seguito con attenzione anche visti queste tesi, diciamo, importanti, proprio perché bisogna andare verso una sempre maggiore sostenibilità e bisogna rendere sempre più consapevole il fatto che se proteggiamo le piante, proteggiamo noi stessi. Sicuramente una serie di, diciamo, richieste, richiarimenti e curiosità saranno venute fuori da parte di tutti i partecipanti, ma ci saranno una serie di occasioni successive nelle quali queste potranno essere, diciamo, richieste, diciamo, di persona o in occasioni specifiche. L'ultima relazione relativa alle malattie da fitoplasmi, c'era un convegno specifico sulle malattie da fitoplasmi organizzato a Catania ad inizi di ottobre, nel quale i soci IPP avranno, diciamo, notizia. E quindi a questo punto veramente ringrazio voi tutti, ringrazio tutti coloro i quali ci hanno, diciamo, seguito anche in diretta Facebook o che rivedranno il lavoro successivamente. Mi complimento ancora con voi tutti. Grazie. Grazie mille. E ci sono i complimenti di tutti coloro i quali in chat si sono complimentati con voi tutti e con tutti coloro i quali hanno partecipato a questo concorso. E sarete contattati dalla segreteria tecnica per le informazioni, diciamo, di default. E quindi ringraziando ancora tutti i partecipanti, ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Quindi buon proseguimento a tutti.